i più alti delle murci salentine, che con maestosità ed eleganza domina la fantastica valle di Itria, che si spinge fino al Loco Rotondo. Appena giunti, la grande porta urbica, dedicata al patrono San Martino, ci accoglie in un dedalo di strade, piazze e chiese riccamente decorate, caratterizzando la città tutta pervasa di quella eleganza settecentesca, ormai lontana dagli eccessi ridondanti del secolo precedente. Ovunque, financo nel nome, si respira il legame tra Martina e il suo santo protettore. La gente del luogo narra infatti di come San Martino sia più volte corso in aiuto dei cittadini, proteggendoli in varie occasioni dalle invasioni barbariche e dall'assalto del nemico. Come nel febbraio del 1529, quando 3.000 uomini facenti parte delle truppe mercenarie comandate dal famigerato Fabrizio Maramaldo mossero contro Martina Franca nella speranza di un facile e ricco bottino. L'improvviso attacco non ebbe però l'effetto sperato. La popolazione si arroccò in città e si difese con grande eroismo, ben supportata anche dalle donne e con la fattiva partecipazione di numerosi e abili cacciatori. Ma nel momento di maggiore assedio e di difficoltà, d'un tratto, sulle mura della città comparvero schiere